sarà un... l'avvocato Costanzo è qui con noi e dirà il suo parere dal punto di vista anche giuridico di tutta la questione e anche dal punto di vista personale, perché immagino che abbia qualcosa sicuramente da dire ed interessante. Questo decreto legge proprio, forse ha raggiunto il massimo della, così, della come dire, virulenza. Della virulenza, sì, sì. Ma anche mi stava venendo una parola tipo quella della discriminazione che aveva colpito nel secolo scorso i neri ad esempio, ma anche gli ebrei, ecco, un apartheid, ecco. Ero incerto su usare questa parola, lei mi dica se ha una valenza attuale o meno. Sì, sì, la valenza è attuale, è una segregazione in salsa neoliberista. Di solito quando si parla di razzismo siamo portati a pensare alla società americana degli anni 50-60 o addirittura a certe situazioni europee degli anni 30. Invece siamo nuovamente di fronte a una segregazione, perché si va a schedare la popolazione, si va a differenziare l'esercizio dei diritti civili in base a un dato assolutamente personale, come è un dato relativo allo stato di salute e alla vaccinazione. È una norma di una illegittimità addirittura palese, addirittura evidente, che però al governo non interessa minimamente. Il governo, benché i magistrati lo dicano e lo stanno dicendo, va avanti per la sua strada. Anche l'Europa, se non sbaglio, ha detto in più occasioni che la vaccinazione, che la richiesta non possa essere un motivo di discriminazione. Ma come mai fino a qualche mese fa quello che diceva l'Europa era assolutamente da seguire e da proclamare? Invece questa cosa non va bene, come mai? Sì, che la vaccinazione debba essere su base volontaria e non possa essere motivo di discriminazione lo stanno dicendo sia il Consiglio d'Europa sia l'Unione Europea. Evidentemente l'Italia è soggettata a norme specifiche che non sono le stesse che valgono per gli altri stati dell'Unione Europea. Evidentemente in Germania hanno uno status giuridico superiore al nostro. Noi dobbiamo accettare regole che sono inaccettabili per gli altri stati dell'Unione Europea, a quanto sì. Sì, qualcuno è andato evidentemente a fare certi accordi, oppure tutto risale ai vecchi trattati della fine della guerra. Comunque penso che qualcosa sia successo nel 2014, parte di qualche politico nostrano che allora era Presidente del Consiglio. Va bene, la ringraziamo. Grazie, avvocato, e aspettiamo il suo intervento. Grazie. Arrivederci. Arrivederci.